E ormai è risaputo, siamo quelli del C'era una volta, eh sì, signore e signori, benvenuti alla nona puntata del Carletto Show, ogni settimana, ogni mercoledì sera alle 21 su Teleradio Sud, canale digitale terrestre numero 110, personaggi e interpreti in ordine di apparizione della puntata, Fabrizio Corona che qui al Carletto Show svelerà dove si è nascosto, e poi la polemica su Monti, Bersani e Berlusconi, e poi le prossime elezioni, e poi il dramma nella zona ionica della spazzatura, e poi no, ovviamente no, il nostro è solo musica, cinema e libri, meno male, aggiungerebbe qualcuno, altrimenti non se ne può più, tutti i canali del digitale nazionale invasi da queste problematiche. Noi invece andiamo avanti per la nostra strada, musica, cinema e libri, quattro proposte cinematografiche della settimana in uscite tutte domani, e tra di esse qualcosa che concorrerà alla prossima notte degli Oscar, ve lo anticipo, sì, Lincoln, il capolavoro di Steven Spielberg. E poi il libro, questa settimana il ritorno del maestro John Grisham con un'altra sua avvincente storia. E poi tutti i video musicali del momento, e in particolare quelli che sono super cliccati sul canale video per eccellenza che risponde al nome di YouTube. E poi la house zone del DJ Discoman che ci porta a spasso tra le discoteche un po' qui e là in tutto il mondo, e poi, eh sì, la zona rossa, la zona calda, la zona hard, quella per i maggiori di anni 18, il bollino rosso come ogni settimana sul finire della trasmissione. Noi iniziamo ovviamente con la musica, l'abbiamo fatto con quella che è stata una pietra miliare nella storia veramente musicale, l'abbiamo detto in sede di C'era una volta, ebbene sì, il primo pezzo interamente curato al computer da quei due geni che l'ho detto già prima, rispondono al nome di Alan Parsons e di Eric Woolfson, al tempo 1982, gli Alan Parsons Project, un fantastico pezzo strumentale, mamma gamma, al quale ovviamente seguirono pezzi bellissimi, tutti facenti parte dell'album Eye in the Sky, che soprattutto alle nuove generazioni, dico vivamente, andatelo ad ascoltare ragazzi, è qualcosa di imperdibile. Noi continuiamo e ovviamente ci riallacciamo all'Hit Parade nazionale, dove si conferma, e ne siamo veramente contenti, la coppiata vincente composta da Will.i.am, Britney Spears, con Scream and Shout. Noi invece andiamo a toccare con mano uno dei brani e dei video in super salita questa settimana, anche in questo caso ci fa molto piacere perché l'abbiamo lanciato tempo fa anche qui dal Carletto Show. Sto parlando di Lickley e I Follow Rivers.